sono sicuro se venendo alla luce il 18 marzo del 1987 ho pianto, riso o semplicemente urlato. A scrivere queste parole è Michele Sturzi. Intanto benvenuto su Inondazioni TV, Galatina 2000, carissimo Michele. Siamo qua per presentare la tua prima opera, questo libro dal titolo Il Mangialibri. Allora intanto parlaci un po' di te e come ti è venuta questa idea di scrivere un libro. Poi entriamo un po' più nello specifico, cerchiamo un po' di capire cosa hai scritto, cosa rappresenta questo libro. Allora, la prima domanda era parlami di te. Io sono Michele Sturzi, non sono uno scrittore, sono uno scrivente, perché scrivo per divertimento, scrivo per un passatempo. Mi occupo di tutt'altro, studio a Pisa come il protagonista del romanzo e studio chimica e tecnologie farmaceutiche. L'idea del romanzo è nata strada facendo, cioè in realtà è nata come era un racconto che poi pian piano si è sviluppato ed è diventato un romanzo. E, al contrario di quanto si dovrebbe fare, cioè il mio romanzo non è stato progettato per bene, cioè non è stato scelta fin dall'inizio che linea seguire, ma pian piano si è sviluppato questo romanzo. Cioè, vuoi dire che hai via via messo insieme delle idee e poi alla fine è venuto fuori questo libro, Il Mangialibri. Allora, entriamo un po' all'interno di quest'opera. Intanto, perché Il Mangialibri? Il Mangialibri è una storia nella storia. La storia del Mangialibri è contenuta in questo romanzo ed è tipo la chiave di volta per arrivare al finale del romanzo. Mangialibri siamo noi, Mangialibri siamo tutti noi, e Mangialibri è la mia Noa. Il Mangialibri è la mia Noa in cui è ambientato il romanzo. Quindi parti dalla tua città natale, Noa, ed è poi il punto di ritorno del protagonista del libro. Sì, e il protagonista Pasquale è un di età non definita, perché ho scelto di non definirne l'età, comunque ritorna da Pisa a Noa dopo aver staccato completamente la spina dalla sua città natale e ritorna a Noa perché gli manca qualcosa, in cerca di una storia. Il mio protagonista è un critico letterario, ha letto tantissimi libri, ora è in cerca di una storia sua. Perché proprio a Noa? Una storia per il libro o la sua storia? È a Noa perché intanto Noa è il mio paese, quindi sarebbe stato, diciamo, incoerente ambientare un romanzo in un altro paese, perché c'è gente che ambienta i suoi romanzi altrove con il rischio di non essere coerente. Io ho pensato di seguire la lezione di un grande maestro, di uno scrittore, Hemingway, e diceva di scrivere su ciò che si conosce. E io Noa credo di conoscerla, almeno per quello che ho potuto imparare sinora. Allora, poi magari ritorniamo a Noa, ritorniamo. Allora, all'interno del Mangialibri c'è un po' di giallo, una storia d'amore e c'è la storia anche di una città, quella di Noa. Come si intrecciano queste varie storie? Bella domanda. Si intrecciano, ci stanno dentro, però non mi chiedere come ho fatto a metterci tutto dentro, però ci sono riuscito, quello è il risultato finale. Ho cercato di mettere insieme quello che ritenevo più opportuno. È il mio primo romanzo, quindi selezionare le idee è stato difficile. È stato difficile, quindi ho cercato di metterci dentro più roba possibile, forse facendo, non so, qualche errore. Vedremo i lettori cosa diranno.
Ovviamente non andremo a raccontare tutto il libro, però una delle tante storie che mi ha intrigato è appunto il giallo, quest'alone di mistero, Palazzo Baronale, Masseria Colabaldi, tutte quante queste storie all'interno e anche una ricerca. Ecco, cosa c'è di vero o di puramente inventato? O magari c'è davvero qualche mistero a Noa? Può esserci. E, come dico io nella nota dell'autore, la storia è puramente inventata, però il contesto in cui si svolge la storia è vera, ahimè è vera, e sono vere anche le condizioni in cui si ritrovano i monumenti noani, il castello, il palazzo baronale, la masseria Colabaldi. La condizione è quella di un degrado che ad un ragazzo, cioè, può dare quel mistero, quel senso del mistero. A me, per esempio, sin da quando ero bambino, mi sono sempre domandato cosa ci fosse dentro il palazzo baronale, cosa dentro la masseria Colabaldi. E quindi forse il mistero nel libro è anche quel ricordo della mia infanzia noana. Possiamo anche allora inserire un pizzico di denuncia rispetto a questi monumenti, a queste strutture che comunque rappresentano una storia. Ricordiamo ai nostri telespettatori che Noa, tra l'altro, è ancora più vecchia di Gheratina come origini. Sì, la denuncia c'è. Ora, il mio libro non è un libro che ha lo scopo di denunciare, però può essere letto anche come una denuncia. E il degrado in cui si ritrovano questi monumenti non è, cioè, già se ne è parlato altre volte in altre circostanze. Sono dei beni culturali. Forse il problema è capire cosa significa bene culturale. Una volta capito cos'è un bene culturale, mi sa che qualcuno potrebbe anche metterci le mani su quei monumenti. Allora, intanto ci avviamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata. E diciamo che al lettore rimane alla fine, dopo aver letto il Mangialibri, quel senso di ricerca in questo paese, di ricerca e magari di scoperta di questi monumenti. Sì, c'è l'idea, sì, di ricerca, di continua ricerca. La fine del romanzo non è una fine conclusione, è una fine inizio. Cioè, a partire dalla fine di questo romanzo, ognuno di noi dovrebbe chiedersi, interrogarsi, domandarsi. Tra i vari commenti che ho ricevuto, il mio romanzo è uscito a settembre, quindi c'è stato il tempo anche di raccogliere qualche commento, oltre alle persone che vivono fuori e quindi, essendo noane, hanno letto questo libro e hanno rivissuto la loro infanzia noana, c'è stata anche gente che è riuscita a interrogarsi, a chiedersi: ma veramente Noa è ancora nelle stesse condizioni? Veramente Noa, i monumenti noani sono come erano 50 anni fa, 100 anni fa, però consumati dal tempo. Con l'usura del tempo. Un'altra peculiarità che ha questa opera è che, leggendo e arrivando sino alla fine, non si vede il costo, non c'è il prezzo. Ecco, se uno volesse andare a comprare o a prendere o a trovare, dove si trova intanto e come fa ad acquistarlo? La scelta di non mettere il prezzo di copertina è stata una scelta che nasce da una convinzione dell'osservatore noano, che ha pubblicato quest'opera basandosi anche sul supporto di sponsor noani, e che ha scelto di non mettere un prezzo di copertina perché la cultura non ha un prezzo. Cioè, il prezzo di copertina è un prezzo che è commerciale, e la cultura non si può commercializzare. Il libro comunque può essere acquistato con un'offerta che servirà per recuperare le spese, ci sono state delle spese,
Il libro è acquistabile presso le librerie, la libreria La Musa Galatina, e provvederemo a giorni anche a mandarlo nelle altre librerie. A Noa si può acquistare chiedendo in giro, alla fine chiedendo si arriva o allo studio della Paola Rizzo o direttamente a me, e quindi in questo modo si diffonde il libro. Paola Rizzo, la signora degli ulivi. Sì. Paola Rizzo è la pittrice d'ulivi, l'inimitabile pittrice d'ulivi, che, a cui mi sono rifatto nel personaggio di Eleonora, che è uno dei protagonisti principali del mio romanzo. Ma non entriamo all'interno del libro, perché lo facciamo leggere a tutti i nostri telespettatori. Invitiamo a leggerlo e ovviamente a cercarlo nei luoghi che ha detto Michele. In conclusione, sicuramente avrai incontrato strada facendo tanti amici, e magari ci sono anche tanti ringraziamenti che tu vorrai fare. Hai un'occasione. Sì, ringrazio l'Osservatore Noano per aver appoggiato l'opera sin dall'inizio. Ringrazio Davide Nuzzo che si è prestato, no, io non vorrei dirlo, però è lui in copertina. Quindi svelato il mistero di questo Mangialibri. Sì, è lui in copertina, in penombra, nascosto, però è lui. E si è prestato a questo gioco. Diciamo che la copertina è riuscita molto bene, molto intrigante, grazie anche al lavoro sia di Paola Rizzo che dello stesso Davide Nuzzo. Ringrazio la mia famiglia, Martina, la mia ragazza, che mi è stata sempre vicino, mi ha sopportato, ahimè. Ringrazio Noa.it, Galatina 2000, che mi ha supportato sin dall'inizio, sin dall'uscita, la prima uscita del mio libro, e ringrazio tutti i miei lettori. Michele, ovviamente noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, con la speranza che questa non resti un'opera prima, ma sia prima un primo inizio, ecco, se così lo possiamo definire. Ovviamente noi invitiamo ancora una volta a leggere il libro, a ricercarlo, magari anche attraverso il sito galatina2000.it, hai detto prima anche su www.noa.it, e nelle varie librerie che a breve si potrà trovare l'opera. Grazie ancora e in bocca al lupo. Si può richiedere anche una copia inviando un'email a ilmangialibri@gmail.com. Per Inondazione TV Galatina 2000 è tutto, ancora un augurio di un futuro felice per Michele. Grazie.